prima Mr. Draw userà Incineon per contrastare questo Ken, che a detta mia è una spina nel culo. Mi dispiace per lo spettatore, ma è una spina nel culo. Poverino. Allora, vediamo che tutti e due si parano, si pigliano di mazzate giuste. Non ci saranno commenti tecnici perché io non ne so niente. Vabbè, io ne so un po'. Fa uno Shoryuken che serve a tenere la distanza e fa un... No, aspetta, una Duke, quello è una... Ok, già sto facendo schifo, lo riesce a fare perfect. E Wavelight riesce a recuperare con un shoryuken. Abbiamo zero spettatori. Oh, yes, yes. Vabbè, parliamo di... Guardate, miei fan! Zero. Come sta andando là? Ma... Va bene. Ok, la cosa triste è che stiamo commentando per nulla, quindi chi guarderà sta live si annoierà, quindi per ora non penso. No, perché c'è stato un punto in cui c'era Angelo, che era, che è il... Pietro! Oh, ciao Bruno! Io sto commentando qua. Ciao. Allora, guardate la faccia di Mr. Drab. Allora, Mr. Drab mi sembra molto serio. Riccardo cerca di disturbando parlando. Cioè, io penso che o vince Mr. Drab o vince Mr. Drab. Ah, no, ah, no ancora. Mi manca, però c'è un problema. Mi manca avere Mr. Dra qua che mi faceva mi faceva capire un po' della situazione. Ma mi stai dicendo che io sono un sostituto brutto? No, non sei brutto, tu sei il mio clone. Sei io. Riesci a togliere uno stock e basta. Ok, allora io vedo Riccardo che cerca di menare. Ora gli fa una grab e lo manda lì dietro. Ma io vedo che cerca di fare molte cose. Ok, bravo. Oh, allora, lei signore, lei è Pufferfish. Ho tifato per lei. Quando Riccardo... Sì, ho tifato. Devo dire, sei appena arrivato e hai fatto un giro a mezzo torneo. Ha fatto come un mezzo torneo. Io sono Mark, quello che usa Corrin, non so se mi hai visto in qualche partita. Però, chi ha vinto? Ti fai domande? Sì, mi faccio domande. Sono una di quelle persone molto intelligenti. Allora, tu che hai lottato contro Riccardo, cosa ne pensi in merito a Ken? È stronzo un personaggio. Cioè, quando già mi intrappo, a me non devo vedere. Quando tipo ti chiude, nel senso che già, nel senso, ha la combo fatta, cioè sai il tilt, poi ok. Tu credo che non hai mai combattuto contro Mr. Dra, il campione in carica di questo torneo. Ho combattuto contro Riccardo già. Ok. Amici di vecchia data, mi sembra. Ok. Allora, se volete io ho fatto un replay con Wavelight, Riccardo. E devo dire che, visto che non era una partita di un torneo, ero più caldo e quindi... Penso che ho descritto bene la situazione. Devo dire che se riesci a fargli le combo può anche stare bello tranquillo, ma quando ti addocchia ti fa tipo 50% senza che te ne accorgi. E con Pichu il danno è fondamentale. Ma io viene mandato fuori Mr. Dra. Ma io ho visto Ale un pochino nervoso con la lotta contro Fabio. Sì. Come lo possiamo dire? Cerchiamo di risolvere. Appunto, ve l'ho detto. Oggi ho giocato un po' di pupù. Cerchiamo di risolverla. Allora, non penso se su Twitch puoi dire le parolacce. Quindi, diciamo, c'è su restano. Ah, ok. Ho giocato di merda. Di merda. Allora, Pufferfish, questo è il tuo primo torneo, mi sembra. Quindi, ti è andata bene. Sei uno di quei fortunati che ce la fanno al primo colpo.
beato te, io perdo sempre e poi mi ritrovo qua. Però verrai in altri tornei? E meno male. E meno male, perché ti abbiamo rinominato il nuovo Joker, visto che abbiamo già un Joker che è Mass. L'avrei visto da qualche parte. Ci hai lottato contro da quello che mi ha detto il tuo avversario. E beh, due Joker. Partita molto interessante. Vabbè, due personaggi con la stessa. No, viene mandato fuori. Uno con la stessa pattern. È entrato in una scoppio, però. Mr. Dry invece la situazione di sal. No! No, cosa è successo? Oh. Wave Light! Cosa? 2-0. Non è vero che siamo 2-0, siamo a 26 a 0. A te. Metti 2? Ok. Allora, interessante. Ok. Forse ragazzi sappiamo come andrà a finire, però speriamo per Wavelight. Io spero per Mr. Dra, perché nella postazione live è stato simpatico, un pochino tipo, mi dispiace per Riccardo. No, è che visto che ci combatto da anni con Mr. Dra, qua ti facciamo capire che Mr. Dre, diciamo che è la nemesi di quasi tutti, tranne di quelli che perdono. Ci vorrei giocare. Forse avrai fortuna. Non ti credere che il suo main è Lucina. Sai come Lucina? Lui usa Incineroar solo quando c'è Ken o qualche avvenimento simile. Lei vuole dire qualcosa? Si vuole... è stato un torneo particolare. Tante sfide in attesa, tante vittorie strane. Beh, mi vuoi dire. Mi vuoi dare un parere sul nuovo giocatore, Mr. Fish? Un parere. Non l'ho visto giocare ancora e non ci ho giocato contro. Ah. Però a quanto ho visto è abbastanza forte, perché insomma battere Alex non è da tutti. Molto me, ha battuto Riccardo. Ah, ok, Riccardo. No, ha battuto Fabio. Ah, vero. Ci stiamo confondendo, Ficcio. Sì, scusate. No, vabbè. Tu torni da una partita soft con Fabio. Sì. Hai usato l'ultima partita ufficiale, però è stata pesante. Sì, con chi eri non me lo ricordo, forse c'ero io. Contro Alex, che è qui vicino a me. Oh, il nostro maledetto Pichu. Abbiamo visto. Io ho visto. Peccato che non c'è Angelo, che sennò. Esatto, che abbiamo la situazione. Avevamo sclerato per il Pichu di Ale. Perché io lo reputo il kamikaze del roster. Grazie. No, sei Pichu. Appunto. Allora, io lo reputo il kamikaze perché siccome ogni mossa che fa piglia tanto, cioè io lo reputo il kamikaze palloncino, perché Pichu lo deve... Oh, un attimino, Ken era andato a finire fuori. Però è riuscito a recuperare. Sta cosa che Ken ne può recuperare. Però, secondo me la vedo male. Abbiamo... Se ora gli fa uno Shoryuken potrebbe vincere. E invece... Mr. Dra vince come un qualsiasi torneo dopo che ha iniziato a partecipare. Okay. Però Wavelight ha giocato bene. Ok, come sospettato.